Ciao a tutti gli appassionati di calcio. Benvenuti su Top Sport News. Oggi parliamo di Jan Sommer, il portiere svizzero che ha dimostrato di essere una scelta decisiva per l'Inter nel suo esordio in Champions League. Ma prima di addentrarci nei dettagli di questa prestazione, vogliamo darvi il benvenuto nel nostro canale di notizie sportive. Se siete nuovi qui, unitevi alla nostra comunità iscrivendovi al canale e mettendo mi piace a questo video. In questo modo, rimarrete sempre aggiornati sulle ultime notizie sportive. Jan Sommer è arrivato all'Inter tra lo scetticismo generale per sostituire André Onana, ceduto al Manchester United. Tuttavia, Sommer ha dimostrato di essere all'altezza del compito e non ha fatto rimpiangere il camerunense. Nel suo esordio in Champions League contro la Real Sociedad, Sommer è stato protagonista con una serie di parate cruciali che hanno permesso all'Inter di ottenere un importante pareggio. Le parole chiave di questa prestazione sono state bravura e fortuna, due elementi fondamentali per un portiere. Sommer è stato fortunato grazie a un palo colpito da Barrenechea e una traversa di Merino, ma ha anche dimostrato grande abilità, con almeno un paio di interventi importanti, quando la squadra ne aveva più bisogno. Il gol di Lautaro nel finale ha poi raddrizzato la partita, permettendo all'Inter di uscire da San Sebastian con un punto prezioso. Se guardiamo ai numeri di Sommer, in questo inizio di stagione, possiamo notare che ha subito solo 2 reti in 5 partite. Questo è un ottimo rendimento, considerando che è stato considerato un portiere d'emergenza e ha dovuto affrontare uno scetticismo iniziale. Il paragone con André Onana è inevitabile. Sommer è stato acquistato dall'Inter per circa 6 milioni di euro, mentre Onana è stato venduto al Manchester United per oltre 50 milioni di euro più bonus. Tuttavia, il rendimento di Onana in Inghilterra è stato ben lontano dagli standard che aveva mostrato all'Inter nella stagione precedente. Ha subito 14 reti in 6 partite, inclusa una clamorosa papera contro il Bayern Monaco. In conclusione, l'affare Sommer sembra aver premiato l'Inter fino a questo punto. La sua bravura e la sua capacità di fare interventi cruciali hanno contribuito a mantenere la squadra competitiva. Ora la domanda è se l'Inter ha davvero fatto un affare nel cambio con Onana. Cosa ne pensate voi appassionati di calcio? Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Grazie per averci seguito su Top Sport News. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere aggiornati sulle ultime notizie sportive.